Mi è arrivato il ciclo. Bentornati sul mio canale, il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo vlog. Sono in una nuova location perché sono nel mio bagno. Vi volevo dare il buongiorno, il benvenuto insomma in questo nuovo video da un altro background. Come già vi annunciavo nel vlog di ieri, oggi c'è un'attività molto speciale, un po' diversa dal solito, perché mi sono organizzata con la mia amica Virgi. La Virgi l'avete ormai vista tipo in 40.750 vlog, perché lei è una mia amica, ha un grande talento, ovvero è una fotografa strepitosa. Visto che questa quarantena ci ha proprio separate alla grande, e oggi, visto che purtroppo negli ultimi giorni ha piovuto, cioè c'è stato un tempo abbastanza di M, ci eravamo messe d'accordo per fare un servizio fotografico via FaceTime. Allora, come vi ho annunciato stamattina, mi è arrivato il ciclo, great, infatti c'è cacchio proprio il giorno giusto, però siamo ancora nel primo giorno. Ho già paura per domani perché domani sarà il giorno critico, però ci pensiamo domani. Questa mattina ho fatto un po' di esercizi abbastanza light, proprio perché cioè fisicamente non penso di potercela fare. Allora pensavo di farmi una maschera, preparazione al photo shoot di questo pomeriggio. Quindi yes, iniziamo questo vlog. Questa è la mia maschera che mia mamma anzi mi aveva preso da Kiko. Maschera viso in gel, Moisturizing Jelly Mask. Poi volevo anche dirvi che la mia ferita sul mento è, cioè wow, sto andando in giro senza cerotto, ma semplicemente perché dopo 2 settimane di cerotti diversi il mio mento deve anche respirare. Ho una collezione di cicatrici adesso sul mento. Le crazy people che sono su Insta probabilmente già lo sanno, ma ieri sera ho visto un film stupendo del 1984, cioè sono proprio i miei film preferiti degli anni 80-90. Sono proprio convinta che la maggior parte dei film di una volta hanno proprio delle storie, delle trame molto più belle dei film moderni, quando proprio gli attori come Meryl Streep erano proprio stragiovani. Quindi vado sempre alla ricerca di film un po' vecchi, e nel caso di ieri sera, appunto, visto che ho menzionato la Meryl, ho guardato Falling in Love, che in italiano è Innamorarsi, con la Meryl Streep e Robert De Niro, ed erano giovanissimi, ambientato a New York, e quindi si vede anche una New York degli anni, cioè appunto del 1984, e poi è stato veramente bello, dolce, tenero, mi è piaciuto tanto. Quindi insomma sono contenta di aver guardato quel film ieri sera, mi ha soddisfatta. E quindi questi sono gli aggiornamenti per ora, poi mangiamo, poi ci prepariamo, quindi oh my god, it's gonna be amazing. Tra l'altro, strano ma vero, ma anche oggi, cioè l'ultima volta che mi sono truccata era Pasqua, quindi oggi ci sarà una nuova avventura a livello di trucco, cioè non mi vedo più col trucco da veramente tanto. Oggi ci truccheremo, quindi great, let's go. Hi friends, sono le 2:41 e sono di nuovo nel bagno di prima. Ho pranzato, io e la mia family abbiamo giocato a carte, ho preso un Buscofen perché la situazione ciclo stava esplodendo, però dovrei essere insomma a posto tra 10 minuti. Aia, adesso inizierà la fase di trucco e parrucco. In realtà c'è tipo quella scusa che ho fatto veramente la maggior parte di questi 2 mesi struccate, cioè non è che ho troppa voglia di mettermi il trucco, diciamo che vogliamo puntare anche oggi ad uno stile un po' più natural, in the nature. Oddio. Però ci metterò un po' di tempo a farmi i capelli, perché i capelli me li faccio insomma con la piastra. Io uso il Dyson, che in realtà meno male perché lo fa automaticamente. Quindi facciamo partire un montaggio, perché se parlo mi trucco faccio un po' un casino. Ho già la mia cassa qua, i miei trucchi, Vara Flash, un po' di sound. Quindi iniziamo a truccarmi e a pettinarmi. Quindi 3, 2, 1, let's go. Ok raga, con la piastra e vediamo the result. Guardate che roba. Ma chi è questa persona? Cioè, ma non mi riconosco neanche. Ok crazy people, allora io onestamente non riesco ancora a riconoscermi allo schermo, e adesso sto per chiamare la Virgi su FaceTime. E il mio outfit consisterà in questa magliettina,
questi pantaloni un po' a cavallo basso e poi aggiungo questa giacca di jeans che ormai conoscete, forse il cappello da cowgirl. Sono contenta perché i capelli sono usciti veramente veramente bene. Ciao Jackson, I love you. Oggi che magari sono un po' più carina, cioè hi, potrei magari conquistarne un po' di più del solito, ecco. Chiamiamo la Virgi e vediamo come va. Hi bitch. Ovviamente mi doveva venire il ciclo. Go. Ok raga, siamo riusciti a connetterci su FaceTime. Abbiamo passato gli ultimi tipo 20 minuti a cercare di capire come cacchio collegarci. Adesso salutate raga se volete. No vabbè raga, non potete capire che situazione ridicola veramente. Allora ho la Virgi qua sul telefono che fa gli screen. Adesso vi posiziono. Ok raga, allora intanto sembro tipo in California. Allora abbiamo fatto un sacco di foto e le vedrete su Instagram e vi lascio qua il nome della Virgi perché vi assicuro che sono venute fighissime. E so far so very good, quindi io vi aggiorno appena finisco perché devo andare a caricare la batteria perché mi sta lasciando. Io sono ancora insieme alla Virgi che l'ho messa là dietro perché sono dovuta rientrare perché ho già fatto la pausa caffè perché avevo bisogno di un attimo di energie perché vi giuro che è più difficile del previsto perché di solito quando siamo in giro insieme è la Virgi che diciamo si muove, si inserisce, io ero lì che la spostavo ovunque. Però ve lo giuro, le foto sono venute una figata pazzesca. Non le pubblico ancora su YouTube perché vogliamo lasciare un attimo la suspense. Wow, cioè siamo stracasate. Quindi intanto cioè ogni tanto mi riguardo allo schermo perché sono qua tipo oddio sono truccata, oddio cosa mi è successo. Adesso riuscirò e faremo un'altra sessione di foto sulle scale tipo, quindi let's go. Siamo qua fuori, ho messo la Virgi sull'albero. La Virgi è questa. Abbiamo fatto un po' di foto con, tipo con i fiorellini, con le margheritine. E fighissimo. Poi le abbiamo fatte qua dentro. Cioè, wow. Allora, raga, sono copà, sono morta, sono distrutta. Ho spostato metà mobili che ho in giardino, mobili da esterno. Ho la Virgi che è lì. Cioè, non so come mai abbiamo un portavasi fatto così. Sono molto molto entusiasta del mio outfit, questo denim on denim. Ho i piedi lerci, le mani lerce. Giustamente, vabbè, brava anche la Virgi. Insomma, cioè, a fare lo screenshot, cioè, ci vuole un sacco di... scherzando. Aspettate perché abbiamo visto un tipo raggio di sole che è arrivato, arrivo subito. Ok raga, ho appena chiuso la chiamata con la Virgi. In realtà l'unica cosa che mi fa alzare le chiappe in questo momento è il pensiero che cioè sono le 6:30 e devo ancora fare merenda. E oh mio Dio, cannot wait. Sicuramente tutta questa giornata, oltre a essere stata bellissima perché mi ha fatto anche solamente tornare tipo alla realtà di un pomeriggio passato con la Virgi, in giro a fare le foto, arrampicarmi, muovermi, cioè sono super contenta. Però dall'altra parte cioè mi è salita un attimo la tristezza nel pensare che chissà come saranno adesso i pomeriggi passati con gli amici, cioè come ci si dovrà comportare. Voi come state? Come sta andando la vostra giornata? Fatemelo sapere down nei commenti. Tra l'altro adesso vedermi un attimo mi fa strano, però è come se fossi un attimo tornata in me. È bello vedersi con il trucco ogni tanto. È stato bello vedersi ecco in un modo un po' diverso anche allo schermo e anche per voi raga, perché veramente già ormai mi avete vista peggio del peggio. Non che mi dispiaccia come cosa, anzi. Oh no raga, mi sono incantata. Oh no, no, no. Tra l'altro, cioè, dovrò metterlo via perché ormai è invernale questo cappello. Poi questi occhiali li avevo presi a Hong Kong. Bellissimi. Devo andare dentro a casa. Let's go. Hi. È la Didi del futuro, cioè nel vostro caso del passato. Sono le 7:30 e qua procede tutto bene. Ho passato l'ultima ora a temporeggiare. Ho fatto merenda. Tra l'altro ho mangiato una barretta, cioè tipo uno snack senza glutine che ve lo giuro, raga, mi ha fatto volare.
Ve lo giuro, poi io amo il cocco, amo tutte le robe col cioccolato e cocco, cioè, oh mio Dio, non mi riesco a riconoscere nello schermo. Mi sento quando, tipo, non so, gli attori che arrivano da casa, vanno nei loro trail, make-up trails, eccetera, eccetera, e ritornano che sembrano altre persone. Cioè, sono pronta per un'intervista, quindi c'è, oddio, strano tirarsi e stare a casa. In ogni caso, devo andare a preparare la tavola, continuerò ad editare fino all'ora di cena. Ovviamente ho una fame che mi fucila lo stomaco, però, insomma, non vedo l'ora di mangiare, obiettivo della vita, quindi I will talk to you guys in a little bit. Mi sa che dal trucco che ormai ce l'ho praticamente qua, potete capire che è sera. Questa sera chiudo più tardi del previsto perché sono le 11 e sono venuta qua in cucina perché voglio farmi una tisana perché sì. Ho finito praticamente di editare adesso, mi manca solo questo pezzettino da inserire e poi mi sa che vado orizzontale. Questa giornata è passata velocissima perché finalmente ho fatto qualcosa. Veramente pensando come questo periodo di quarantena, cioè sembra veramente che sia passato in praticamente 2 anni, però allo stesso tempo in una settimana, perché sono sempre, ho vissuto sempre la vita con 1550 impegni, quindi un mese lo sentivo tutto perché dicevo sono andata di qua, sono andata di là, ho visto questa persona, e con la scusa che questo mese alla fine cioè si è rimasti qua a casa fissi, fermi, cioè proprio senza stimoli, infatti mi sento quasi male perché veramente abbiamo perso tempo, però insomma tempo necessario da dedicare alla nostra permanenza in casa perché sappiamo la situazione che stiamo vivendo e speriamo insomma di aver fatto la nostra parte. Dopo questa giornata sicuramente mi dispiace perché dico wow, chissà quante cose, quante avventure mi sono persa. Poi ovviamente io penso a me perché da. Quindi ecco, vi mando un abbraccio forte. Adesso mi preparo la tisana. Avevo preso questa tazza tipo l'anno scorso in Spagna perché era, cioè, gigante, tipo grande come la mia faccia. Digerito, amo. La mia santa madre mi ha comprato questa tisana che sto amando. È questa. Ve lo giuro che è da una settimana che la bevo ed è buonissima. Ortica, rosmarino ed una nota di pompelmo. Quindi se la trovate sapete che è molto molto buona. Rinfrescati e vai. E vai in camera perché cioè non è che posso andare da nessun'altra parte. E mentre aspetto che la mia super tisana e l'acqua si scaldi, ne approfitto per salutarvi, per darvi la buonanotte e per ringraziarvi sempre di essere stati con me, di aver dedicato il vostro tempo a questo video, insomma di esservela spassata insomma together. Anche se è stato un po' diverso dal solito, spero che comunque questo video e questo vlog insomma vi abbiano intrattenuto in qualche modo. Io ragazzi ho appena sentito il ding del mio microonde, quindi insomma cioè adesso vado perché devo finire di editare, quindi cioè se non l'avete capito visto che l'ho detto 8 volte, vi ringrazio di cuore. Noi ci vediamo domani perché c'è un nuovo giorno, un nuovo vlog, quindi vi ringrazio e vi saluto dalla mia cucina con un thank you guys for watching and see you guys tomorrow. I love you, bye.